Doveva essere un successo e così è stato. Questi due giorni di raccolta firme sta andando oltre più rosa aspettativa. Ma io credo che più che un successo sia stato un enorme successo, addirittura non previsto neanche da noi stessi organizzatori, perché ci sono delle sezioni che stanno riaprendo le sezioni al pomeriggio, avendo fatto il gazebo la mattina, poi oggi pomeriggio e domani sera e stasera apro le sezioni perché stanno ancora richieste di gente che vuole andare a firmare, per cui è stato un successone non inaspettato, però magari qualche timore c'era visto l'enorme impegno di militanti, e qui vanno ringraziati tutti perché tra ieri e oggi è stato un'enormità di lavoro, parlo della Val Seriana ma tutta la Bergamasca. Avendo seguito la Val Seriana io mi sono reso conto di che impegno ci ha messo, questo è un plauso, va a loro e al loro lavoro. E interrompiamo un po' il lavoro, tiriamo un po' le somme, è una giornata soddisfacente? Sì, direi assolutamente di sì, diciamo gli obiettivi che ci siamo dati sono stati superati oltre ogni aspettativa, quindi assolutamente soddisfacente, anche e soprattutto per la risposta che dà la gente, che si vede coinvolta e si sente coinvolta in questo momento, credo sia importante. Immagino che anche tu hai firmato per questi tre referendum. Certamente ieri. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Quello sull'Europa. Credo che in un momento come quello attuale l'idea di riparlare della democrazia e di ridare democrazia alla gente significhi evitare le situazioni come quelle in Grecia. Quindi gente che in conflitto per combattere non contro lo Stato addirittura, ma contro una realtà esterna che ormai ha preso il sopravvento. Questo non deve accadere a noi. Sì, sta andando benissimo la raccolta firme, la gente si ferma volentieri. Ci chiede informazioni, ci chiede cosa vogliamo fare e quindi noi siamo molto soddisfatti di quello che sta succedendo perché abbiamo una risposta popolare molto vivace e molto attenta. Questa è la risposta sul campo, che la Lega è viva, è vegeta, anzi è in grandissima salute. Esatto, questa è la risposta esatta che noi possiamo dare. La gente sul territorio ci sta dicendo che ha fiducia in noi e che quindi il nostro rinnovamento ottiene il risultato che volevamo. E tra i 3.000 gazebo c'è anche questo lungo una statale, si ferma la gente? Si ferma e come si sente? Solo per la simpatia che abbiamo noi leghisti. Allora oggi è una giornata importante, tre referendum che potrebbero cambiare il Nord Italia, qual è quello che le sta più a cuore? Il 75% dei nostri soldi, nostri, ribadisco. Questa mattina ha firmato anche lei? Certo, ho firmato adesso. Qual è quello dei tre referendum che più le sta a cuore? È quello che diceva lui, il 75% dei soldi che devono rimanere a noi, perché così si può fare qualcosa per il nostro paese, per il nostro comune, per la nostra regione. E oggi giornata anche di primarie, la Lega Nord dirà il suo nome per la regione Lombardia. Lei chi ha votato? Maroni. E è l'uomo giusto? Secondo me sì. Questo è un weekend particolare, allora il popolo della Lega si è mosso, tutti qua in piazza, tutti con i gazebo, un po' in tutto il Nord Italia. Si aspettava un'adesione così? No, sinceramente non pensavo un'affluenza così marcata, pensavo che fosse un po' più pacifica. Allora vuol dire che questi referendum stanno a cuore della gente, qual è quello che le sta più a cuore a lei? A me quello delle tasse, il 75% che rimanga sul posto, quello è quello che mi sta più a cuore. Poi c'è anche l'IMU, ma soprattutto le tasse che rimangano qui. Ed ecco una dei tanti volontari qui presenti a gazebo, allora cosa spinge ad essere qui anche oggi? La voglia di cambiare e il fatto di poter dare un'alternativa alla Lombardia. E oggi si votano per tre possibili referendum, tutti molto importanti, qual è il tuo preferito? Quello delle tasse, 75% da tenere in regione. E sentendo la gente che è venuta qua al gazebo, anche è quello il più sentito? Sì, anche l'IMU che lo sentono proprio come il tema principale. Vorrebbe che questi referendum diventassero realtà? Come no, senz'altro, anche da subito. Lei fa parte dei 10.000 volontari che sono qui nelle piazze di tutto il Nord Italia per questo referendum? Militante sono, militante. Cosa spinge ad essere qui? È una bella cosa. È tanti anni che sono qui a fare queste cose e lo faccio sempre perché io ci tengo alla Lega. Una due giorni importante, il popolo padano sta rispondendo. Sì, era inevitabile perché in questi momenti che si raggruppano tutte le forze dobbiamo trovare nuova linfa per andare avanti. È un momento difficile per tutti, la politica deve ritornare a dare quelle risposte che al territorio mancano, perché si vede che col governo Monti o con tutto quello che sta portando avanti
a livello centrale non sta dando niente ai cittadini, quindi dobbiamo ancora noi, riprendendoci il territorio, dare quelle risposte che fino ad ora sono state inevase. Di tre referendum, qual è quello che sente più importante? Quello che sento più importante, ma sono tutti importanti, non c'è un grado di importanza. Io penso che comunque l'economia non deve comandare rispetto alla politica, quindi è importante avere i soldi che rimangano sul territorio, perché con i soldi puoi far tutto. E tra i 3.000 gazebo ci sono anche quelli qua a Bergamo. Allora, la soddisfazione di una 2 giorni che sta funzionando benissimo. Sì, qua a Bergamo abbiamo organizzato 12 gazebo in questi 2 giorni. Tantissima affluenza, tanto entusiasmo e davvero anche fila e gazebo per venire a firmare, soprattutto nelle zone centrali, ma anche ovviamente nei quartieri. La gente è venuta a firmare in massa e a chiedere anche, a voler esprimersi anche sul governatore della Lombardia, e c'è stato un plebiscito per Maroni. Mediamente qua in questa zona quanta gente sta firmando? Ma ad oggi abbiamo raccolto circa 450 firme nei nostri 2 gazebo della zona centrale. Contiamo entro la fine della giornata, con le firme anche di ieri, di raggiungere le 1500 firme.